La Voce 24 News. Campania News. Cilento, Salerno. Un tragico incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 18, variante cilentana, all'altezza dello svincolo di Ceraso. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il conducente di un'auto ha perso improvvisamente il controllo e si è schiantato contro il muro. Per l'uomo, Luigi Armida, di 69 anni di Futani, non c'è stato nulla da fare. Cilento, Salerno. Dopo l'intervento di Italia del Meridione sulla criticità della galleria San Vito, sulla Cilentana, arriva dal comune di Cuccaro Vetere un appello per la messa in sicurezza della galleria. L'amministrazione di Cuccaro Vetere, guidato dal sindaco Aldo Luongo, intende sollecitare gli organi preposti quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ADANAS, sullo stato di progettazione e della successiva programmazione degli interventi previsti per l'adeguamento e la messa in sicurezza della galleria San Vito, posta nel tratto della variante alla strada statale 18 Cilentana, che attraversa il comune di Cuccaro Vetere. L'amministrazione di Cuccaro Vetere da anni ha rappresentato l'urgenza e la indifferibilità dei lavori a farsi per la messa in sicurezza della galleria, costituendo la stessa un nodo nevralgico del trasporto a sud della provincia di Salerno, quale unica arteria stradale che collega l'autostrada Salerno-Reggio Calabria alla costiera cilentana e alla Calabria. La stessa arteria stradale è, inoltre, vitale per i mezzi di pronto soccorso che devono raggiungere il presidio ospedaliero di Vallo della Lucania, DEA di primo livello, e pertanto sede dei reparti di emergenza-urgenza. Sapri, Salerno. Questa sera, mercoledì, 28 giugno, l'amministrazione comunale, in uno con il Centro Studi e Documentazione Carlo Pisacane, ha organizzato un primo evento sulla figura di Carlo Pisacane. Si inizia con il cerimoniale cittadino in ricordo di Carlo Pisacane, alle ore 19, al Largo Santa Croce, con deposizione della corona d'alloro e cerimonia religiosa e lettura del testamento politico del patriota Pisacane. Per poi passare in villa comunale alle ore 21:30, dove si terrà il convegno, Lo sbarco di Carlo Pisacane. L'importanza delle fonti nella ricerca storica. Coordina la serata la giornalista Anna Maria Barbato Ricci, seguono gli interventi del sindaco Antonio Gentile, del presidente del Centro Studi, Alfonso Andria, del direttore del Centro Studi, Cesare Pifano, e del direttore dell'Archivio di Stato di Salerno, Fortunata Manzi. Policastro Bussentino, Salerno. Venerdì 30 giugno, alle 19 presso la concattedrale di Policastro, si svolgerà l'ordinazione dei sacerdoti, presieduta dal vescovo della diocesi Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca. A ricevere l'ordinazione, Michele Capano della parrocchia Maria Santissima, di Porto Salvo a Villammare, Antonio Coraggio e Andrea Perilli della parrocchia di San Giovanni Battista e San Nicola di Bari a Rocca Gloriosa, Ivan Ciociano della parrocchia di San Daniele e San Nicola a Camerota. Diventeranno preti anche Michele De Luca della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Prato Perillo e Carmine Tripoldi della parrocchia di Maria Santissima delle Nevi e Sant'Antonio di Padova a Castel Ruggero. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato. Calabria News. Isola Capo Rizzuto, Crotone. L'isola dello sport, dopo il campo estivo, continuano le attività con il progetto Sport e Salute. Il sindaco Maria Grazia Wittenberga, accompagnata dall'assessore Muto e dal comandante della polizia locale, nei giorni scorsi ha fatto visita ai giovani del progetto L'Isola dello Sport, che hanno terminato la prima fase di attività con il campo estivo presso la struttura Poseidon di Le Castella, gestito dalle associazioni AID Crotone e autonomamente. Il progetto rientra nel contesto nazionale Sport e Salute e coinvolge diverse associazioni del territorio con il patrocinio del comune di Isola Capo Rizzuto e del Dipartimento per lo Sport.
Il capofila è la SD Evolution Club di Isola Capo Rizzuto del presidente Pasquale Scerbo, una delle eccellenze sportive del territorio. Tra le tante associazioni presenti, particolarmente intenso è il lavoro messo in campo da Isola Ambiente Apnea, con diverse attività svolte sia in forma teorica che pratica, con corsi di educazione ambientale, attività natatorie, sicurezza in mare e tanto altro. Il progetto continua, viva lo sport! Basilicata News. Lauria, Potenza. Il presidente dell'Unione Lucana del Lago Negrese, sindaco di Lauria, Gianni Pittella, unitamente ai sindaci dei comuni aderenti all'Unione, nell'esprimere soddisfazione per l'approvazione all'unanimità, nella seduta consiliare, dei bilanci dell'Unione ed in particolare del bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023-2025, sottolinea l'importanza di tali decisioni che di fatto ratificano il processo di rilancio dell'Unione iniziato lo scorso anno. L'Unione Lucana del Lago Negrese così, dopo aver ricostituito gli organi istituzionali, è in grado di affrontare le sfide che l'attendono nella consapevolezza della necessità di fare rete per continuare a fornire servizi costosi che, a causa dello spopolamento, continuano ad essere prerogativa di una buona amministrazione ma che contribuiscono ad allargare la forbice tra servizi e costi. In tale ottica sono stati invitati i comuni aderenti ad approvare nei rispettivi consigli le convenzioni predisposte che riguardano la polizia municipale, la pianificazione strategica, ICT ed agenda digitale, protezione civile e tributi, oltre alla riattivazione della stazione unica appaltante. Aforismi e dintorni di Stefano Cazzato. In Salento è tempo di pizzica. Basterà l'Autan per difenderci? La voce del meridione. Informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.